Proseguiamo le nostre letture dai testi di Edvard Bach nelle ultime lettere che lui scrive, presentando appunto gli ultimi fiori che sta scoprendo, l'ultima categoria. E troviamo uno scritto sempre a Sotwell del 4 agosto. Dove qui fa appello, dove sono riflessioni, si trovano degli scritti magari anche che ha scritto sui suoi quadernati, dove fa la riflessione sul senso di responsabilità. E dice: nessun uomo sarebbe un leader tra gli altri, nemmeno per un istante, se non fosse più esperto dei suoi seguaci nel proprio particolare campo di conoscenza, che si tratti di questioni militari, dell'arte di governare o di qualsiasi altro argomento. Dunque ne consegue che per guidare gli altri nella lotta contro i problemi, le avversità, le malattie, la persecuzione e così via, bisogna sempre possedere una conoscenza più grande, un'esperienza più profonda di quelle. Il Dio non voglia che i suoi seguaci debbano mai patire. Allora in questo scritto cosa troviamo? Che dice che chiunque voglia aiutare o voglia insegnare o voglia mostrare una strada, no? Deve fare appello al suo senso di responsabilità, alla propria onestà intellettuale, alla propria onestà di conoscenza, perché dice: se io voglio insegnare qualcosa, devo comunque averlo attraversato prima, no? È un po' come quando noi vogliamo accompagnare una persona al di là del bosco, ma non ci siamo mai passati prima. Non saremo percepiti in modo sincero, onesto. La persona di fronte a noi sentirà che gli stiamo indicando una strada, ma che però magari noi non l'abbiamo mai percorsa e quindi farà fatica ad avere fiducia, ad affidarsi, no? È un po' come se vogliamo insegnare a fare una torta e non l'abbiamo mai fatta, è un po' come insegnare a disegnare, non abbiamo mai preso in mano una matita, è un po' come insegnare a fare un risotto e non lo so fare. Ecco, lui dice: ok, qualsiasi cosa noi sentiamo di voler essere un leader, quindi un accompagnatore degli altri, attenzione, non un capo, non il leader però egoico che sono importante. Il fare da guida significa averla attraversata prima, è un po' come una certa responsabilità anche che hanno i genitori o gli educatori rispetto ai figli, a chi si ha davanti e che si vuole aiutare a far venire fuori qualcosa di buono, no? Dalla persona. Ma se prima noi non abbiamo in prima persona sperimentato quello che stiamo indicando all'altro, ecco, un po' strida e dice Bach: attenzione, Dio non voglia che le persone che noi pensiamo di aiutare poi debbano patire, perché in realtà non gli sappiamo dare un'indicazione costruttiva, ma semplicemente perché non ci siamo passati noi. Quindi occorre avere una certa onestà interiore e dire: so di cosa sto parlando perché ci sono passata, perché l'ho attraversato. E quindi essere responsabili, se vogliamo aiutare gli altri, di una certa onestà interna, anche rispetto a un amico, un consiglio. È quello che si dice: saper mettersi nelle scarpe degli altri, vivere un po' 10 giorni della sua vita e capire cosa potrebbe provare prima di emettere qualsiasi sentenza, giudizio, pregiudizio o consiglio. Ecco, penso che queste 10 righe che ha scritto siano molto importanti, no? Alla base di tutti i nostri rapporti relazionali. Poi prosegue, siamo il 24 settembre del 1935 e scrive una lettera al dottor Wheeler, che è un suo collega, un noto omeopata, e gli scrive dicendo: caro fratello dottor Wheeler, che splendido caso di Aspen, e gli presenta Aspen. Ti ringrazio sinceramente per la relazione. Più usiamo questi rimedi, sia il nuovo che il vecchio numero 19, migliori sono i risultati. La
e la gente che ne è venuta a conoscenza nutre tanta fiducia che la guarigione è possibile. Non vengono più a chiedere puoi guarirmi, ma si limitano ad aspettare, dando per scontata la guarigione. I saluti più cordiali da tutti noi, Edward Buck. Non ho ancora riflettuto sulla tavola che mi hai mandato, ma spero di farti avere presto una risposta al riguardo. È un po' come essere nel suo salotto in questo momento, no? Il giorno dopo, il 25 di settembre, scrive una lettera ai suoi colleghi e scrive: cari amici, se qualcuno di noi stesse organizzando un picnic per una festa il prossimo mercoledì, spereremmo tutti che faccia bel tempo e se qualcuno di noi fosse responsabile per i preparativi, potremmo attraversare qualche giorno di ansia e timore chiedendoci se il tempo sia bello o brutto. Alcuni di noi forse potrebbero passare qualche giorno di autentica infelicità. Ma se sapessimo che il prossimo mercoledì sarebbe un giorno di pioggia o di sole, cambieremmo il giorno. O sistemeremmo le cose in modo da adattarci alle condizioni climatiche che senza che vi siano ansia, paura o infelicità. E così deve essere con tutte le nostre paure. Dietro di esse vi è l'ignoranza. E questo sembra essere il nostro prossimo problema, rimuovere l'ignoranza e arrivare alla conoscenza. Ignoranza nel senso di non sapere. I marinai di una scialuppa di salvataggio non hanno paura perché sanno che faranno certamente ritorno o se, come accade molto raramente, annegano, sanno che tutto è bene. La paura, in certo modo, attrae l'oggetto stesso di cui siamo spaventati. Lo invitiamo dentro di noi. La conoscenza ci eviterebbe la paura. O per fare una citazione, conoscete la verità ed essa vi renderà liberi. Il nostro prossimo problema per tutti noi è conoscere, e ciascuno di noi a modo suo, e uno qualunque tra noi potrebbe trovare la soluzione. I due casi che alcuni di voi conoscono dimostrano efficacemente come la mancanza di conoscenza generi paura. La persona terrorizzata dai treni chiedeva sempre al macchinista se la corda di trasmissione fosse in ordine. Testava le maniglie delle porte per vedere se si aprivano facilmente, controllava le uscite di sicurezza sugli autobus e intanto soffriva molto. Quando comprese che stava facendo tutto questo nell'interesse pubblico per il bene dei suoi compagni di viaggio e che sarebbe stato l'ultimo a uscire dal treno in caso di incidente, la sua mente si liberò da tutto il peso e la fatica del viaggio e fu straordinario osservare quanto aumentasse la sua felicità. L'altra persona, che aveva studiato le scienze per più di 40 anni, possedeva una conoscenza approfondita praticamente in ogni campo e aveva fatto ricerche per dimostrare che tutto poteva avere una spiegazione materiale. Era infelice, triste e polemica perché aveva scoperto che mancavano anelli in tutte le direzioni. Ma quando comprese che il lavoro della sua vita era stato speso per dimostrare che dietro tutto c'era un Dio, la sua vita intera cambiò e da grande scienziato qual è, nessuno ora è più capace o più desideroso di continuare la sua missione nella giusta direzione. Questi due casi illustrano cosa accade in moltissimi di noi. Se invece di avere sempre paura, fossimo consapevoli, le nostre vite da difficili travagliate diventerebbero piene di gioia. Siamo dunque in grado di affermare che quelli tra noi che hanno paura stanno facendo un buon lavoro. Semplicemente non comprendiamo che la nostra paura è per il bene degli altri. Il grande segreto sembra essere avere paura, ma non avere paura di avere paura. Fino a quando arriverà il momento in cui comprenderemo di essere nel giusto e di stare agendo bene. Certamente la conoscenza e la verità allontanerebbero dalle nostre menti ogni timore. Tuttavia, potrebbe essere parte del piano divino il fatto che noi ci si debba dimostrare molto più valorosi lottando nella paura. E spetta al genere umano di scoprire il modo per scorgere la luce e di allontanare da sé il fardello della paura. E
I meravigliosi rimedi di cui disponiamo, specialmente Mimulus per le paure fisiche e soprattutto Aspen per quelle mentali, arrecano un tale beneficio ai sofferenti che devono essere stati creati per il nostro uso dalla Divina Provvidenza. In questo piccolo centro, nel nostro piccolo gruppo, i risultati della guarigione con le erbe si dimostrano così straordinari, quotidianamente possiamo dire. Che non sembri esagerato affermarlo, noi e centinaia di persone intorno a noi abbiamo completamente perso ogni paura della malattia. Non importa quale sia il nome della malattia, se greco, latino, francese o inglese, noi sappiamo che è stato dimostrato ovunque che la paura della malattia sta scomparendo. Questo è un passo nella giusta direzione. Possa il grande creatore di ogni cosa aiutarci a favorire il suo lavoro fino a quando tutte le paure e le ansie saranno sostituite da una naturalezza e una gioia di vivere simile a quelle dei bambini. Io spero di averla letta bene, di avervi passato in questo scritto, in questa lettera che ha scritto. Tutta questa parte così importante di connessione con l'universo, col divino. E che cosa per lui è la conoscenza? Che non si tratta di conoscere tutto, ma di sapere di appartenere. E che tutto alla fine è un bene, no? Che dietro qualsiasi evento c'è comunque una forma di amore. Non so, ecco, prima di stavolta mi fermo qua. Non proseguo con le altre letture perché è talmente questo pezzo è talmente ricco, pieno di vita, che va bene così. E quindi ci fermiamo qua e proseguiamo nel prossimo appuntamento con le altre lettere. Un bacio.